Hola voilà, ciao a tutti, come state? Allora, ragazzi, intanto voglio dare il benvenuto alla nuova, o nuovo iscritto. Non so, nello stesso Sims. Creo significhi Power. Uh, mi direi tu. Grazie per esserti iscritto, slash iscritta. E allora, già vi dico che è uscita su YouTube uh, la, il terzo episodio sull'occulto in The Sims, editando la live che abbiamo fatto e quindi c'è quella sorpresina speciale chi non l'ha vista la può ritrovare su YouTube, l'ho appena caricata. E ragazzi, ho fatto un lavorone enorme, veramente mi ha portato via tantissimo lavoro, ma credetemi, sono davvero tanto tanto soddisfatta. Grazie anche a chi eh, mi ha fatto i complimenti. È una serie che richiede tanto impegno. Ecco perché la teniamo orientativamente non più di una volta a settimana perché prevede anche che io ci giochi da sola. E considerando l'altra serie no, che portiamo qui su Twitch, quindi Un amore da redare che è quello di cui ci occuperemo oggi perché ci sono grandi momenti per cui dobbiamo prepararci, ma anche le due serie di YouTube quindi um, Crossroads è scritto nelle stelle e insomma diventa difficile organizzarsi considerando anche che um, io lavoro e studio pure, quindi um, un po' alla volta un po' alla volta ce la stiamo facendo questa uh, live sulla terza puntata dell'Occulto mi ha portato via tantissimo tempo ma sono veramente fiera di ciò che ho fatto e niente, direi di andare subito in gioco perché? perché ci sono ragazzi delle novità eh, tante cose da fare, quindi non perdiamo minimamente tempo, andiamo subito in gioco io ovviamente come al solito mi accerto che voi eh, mi sentiate e mi vediate bene, quindi eh, andiamo un attimo a controllare eh, se, che si vede il gioco eh, un perfetto, quindi eh, direi che possiamo benissimo cominciare dunque e eh, giovedì voi sapete che eh, adesso vabbè sono le 5 del mattino madeleine è tornata a casa sua insieme alla nostra shaila eh sì che qui intanto ad ispezionare la nostra casa ci fa anche un po' da cane da guardia ma a parte questo eh, ragazzi addirittura sogni la polizia <ride> no lascia perdere mia cara allora nevica nevica perché questi sono gli ultimi giorni d'inverno per la verità, e um, vi dico anche nel frattempo: vi anticipo che appena uscirà l'espansione su Vita in campagna avremo una volta a settimana, forse anche di più, quella serie! Oh, ti sei svegliata finalmente? Oh, bene, perché oggi, ragazzi, è una, una giornata speciale per la nostra Madalena. Perché vi starete chiedendo, eh? Eh! Perché, ragazzi, oggi andremo decisamente a eh, sì, tu vuoi leggere, lo so, ottenere una promozione, ci sta andata malissimo. La carriera, ma vabbè, ce ne faremo una ragione, eh, recupereremo. Però oggi la nostra Maddi, dato che eh, vi ricordo, ancora ve lo siete dimenticati che eh, domenica abbiamo il matrimonio da organizzare, altrimenti rinunceremo all'eredità e i soldi, ragazzi, ci servono perché noi siamo messi male, lunedì abbiamo le bollette, non so come le pagheremo. E però stiamo tranquilli perché abbiamo scelto già tipo un anno fa la nostra anima gemella. Abbiamo sempre rinviato le nozze, ora questo matrimonio sa da fa. Eh, detto questo, andiamo quindi al negozio per provarci l'abito da sposa con la speranza che la nostra eh, Madeleine sia in grado di, di scegliersene uno già la prima botta, altrimenti faremo del nostro meglio nel caso. Il negozio che andremo ad esplorare, ovviamente, lo Uh, scaricato dalla galleria, ragazzi, quanto è difficile trovare in galleria dei negozi che uh, siano già pronti per acquistare la roba. Appunto, difficilissimo. Sono quasi tutti vuoti. Io dico che li caricate a fare se ve li lasciate vuoti. Ah, quindi eh, io già ve lo dico, nelle prossime live cercheremo di costruire un negozio di abiti come si deve. Io sicuramente ho già fatto una panetteria, una pasticceria, anche uno in realtà uh, di, di abiti, quindi potremmo aggiornare anche quello eventualmente. Allora, cosa sta succedendo? Ve lo spiego subito. Madeleine, che è veramente un'avventuriera proprio, è in camicia da notte, con la tempesta di neve fuori, a bersi questo tè caldo. Ma non sei credibile, Madeleine! Con tanto spazio, perché te ne vai sul porticato? Allora, vediamo se qui abbiamo qualcosa da mangiare. Sono già le 8:20. Vedete come se ne va il tempo! Non riusciamo ad organizzare niente. Dobbiamo anche scegliere l'incarico per domani. Sformato di pesce, direi anche no. Guarda. Eh, senti, andiamo con questi biscotti al cioccolato. Dai, no, bugia, bugia, ragazzi. Lì si deve misturare il vestito. Deve mantenere la linea. Frutto grigliato. E poi magari ci ricordiamo anche di avere un cane. La nostra Shaila, che stiamo. Dimenticando da non so quanto tempo, perdonaci, Shaila, oh, ho appena ricevuto l'articolo, grazie e buona giornata. Eh, prego, prego. Era necessario? Era necessario, va bene. Quindi, in realtà che ne dite? No, scusate, scusate, facciamo così. Noi ci portiamo nella Simboutique Brandt Hacking, lo sapete, che è il pettegolo di turno è quello che capisce di più di moda. Abbiamo bisogno dei suoi consigli, ma anche. La nostra amatissima eh, Delgato. E perché non anche Catarina? Vediamo l'amicizia con Catarina, perché con Supriya lo sappiamo che ottima! Catarina, non vorrei averti perso, mia cara. No, facciamo solo. Sì, dai, invitiamola. Le amiche eh, ci diamo sempre sostegno in questi, in questi momenti. Che non è facile scegliere il vestito. E lo dico io che non ho intenzione di. Fare festeggiamenti, semmai dovessi sposarmi ed essere così folle nella mia vita. Ma dei gusti, Allora, intanto quei fiori come stanno? Eh, diciamo bene, diciamo bene. Allora, accarezziamo la nostra piccolina che è stata tanto tempo senza di noi, e allora la spazzoliamo. Questa non è da evolvere. Era... Il pavimento che sbelluccicava come sempre io mi imbroglio, allora qui abbiamo i biscotti che abbiamo messo a posto. Perfetto, e questo forse è da innaffiare. No, stai messo bene abbiamo qualcosa per poter fertilizzare la piantina? Sì, abbiamo questa caccona, <ride> fertilizza, allora. Allora ecco vai. Vai mia cara, tu hai voglia di fare i fichi fichi? Non con qualcuno, vi correggo io con il nostro Braden. Allora, intanto. Qui la situazione com'è? Com'è la situazione? Eh, sembra decente, dai. Non ci possiamo lamentare. Poi... I fiori, allora stanno tutti bene, quindi portiamo la nostra scale un attimino a passeggio. Sì e Andiamo fuori, allora ragazze c'è un problema. Il problema è che eh, io vorrei eh, poter comandare il giorno del matrimonio anche prete ma se devo fare così eh, significa che hm, lui deve stare nella mia unità familiare, ma io voglio mantenere la tradizione in virtù della quale non si, ha, eh, non si vedono gli sposi il giorno prima. Quindi dobbiamo decidere e capire un po' come fare. Allora, Darni, tu ora stai messa bene. Quindi mettiti una giacca, cioè vestiti proprio. Allora, una cosa per quando fa freddo. Chiamiamo qui la nostra Shaila. Shaila. E andiamo a fare. È vero. No, no, ragazzi, andiamo a fare giochi. Perché noi dobbiamo dimagrire. Siamo ingrassate. Vai, vai. Tranquilla. Accendiamo anche le nostre cuffie? Perché dobbiamo andare linda e nel negozio d'abiti, cioè dobbiamo fare bella figura. Accendi. e eh, Lei ama l'alternativa. If I'm not wrong. Allora, ecco qui l'alternativa. Ma tu c'è la bufera fuori! Vabbè, ce ne faremo una ragione. Alziamo un po' il volume. Che la voglio sentire anche io. Perché? un po' esagerata figlia mia è eh? un po' esagerata no allora devi andare assolutamente a fare jogging perché devi dimagrire eh, io lo so che fa freddo però hai bisogno di dimagrire non questo mettiti una tuta più decente ne hai tre tre di tutte te le ho messe ti rendi conto quattro cioè perché io ci tengo che tu faccia sempre la tua <ride> figura <ride> ma perché mi fai questo Se questo è per il patinaggio vai con questo qui con le orecchie, cambiati, cara. Se puoi, eh lo so. Questa è una canzone bellissima. Allora. Eh, intanto vediamo un attimo. Scusate, col lavoro. Vedete, ci manca pochissimo per la promozione. Veramente poco, allora, questo è per venerdì? Ok. Tutto per venerdì, mm, budget. Cabina armadio anche, no. Sono bei soldi. Però no, prendiamo qualcosa. Una stanza per bambini di Sitch Il mago? È il mago. Switch, scusate. Eh, oppure di una cucina di Villa Real, una stanza qualsiasi, e questa è no, eh, no. Andrei di una stanza per bambini. Paga. La paga più alta. Qual è qui? Qua. Ah. La cucina, e occupiamoci della cucina dai, dei Villa Realda. Ok, a quell'altro lato modifichiamo la stanzetta. Amore, stai congelando. stai correndo in queste condizioni, ciao. Ciocorin, come stai? Qui stiamo facendo fare un po' di jogging a Madeleine perché oggi deve andare a misurare. Speriamo anche ad acquistare l'abito per il matrimonio che sarà domenica. E quindi per questo, no, non Massimo, scusatemi. Eh, per questo motivo, dobbiamo farla rimettere un po' in linea perché era leggermente ingrassata, nonostante eh, lei non è che mangi tantissimo cibo spazzatura, tutto bene. Tu come stai? Tutto bene eh, oggi è sabato, quindi sono un po' più libera. Eh, infatti, ho terminato di editare il video su sull'occulto, eh, quello che tu hai visto qui in live su Twitch eh, però l'ho editato sono felice del lavoro che ho fatto quando si tratta di editare le, le live è molto eh, molto difficile, se ne va davvero tantissimo tempo rispetto a quando editi direttamente una partita che deve rimanere su Youtube però veramente di quella partita sono molto sono molto fiera di come sia stia venendo al momento per oggi ci preoccupiamo della nostra Madeleine Madonna mia, secondo me Dirk si è preso una cotta per noi Però a parte questo ho rimodernato gli abiti e i vari outfit della nostra Madeleine e, e sono felice di essere qui in live per proseguire Dato che abbiamo tantissime cose da fare Vorrei sia fare l'incarico per domani e quindi eh, terminare, in realtà ristrutturare la cucina dei Villa Real che sono dei clienti che ci hanno richiamato a cui avevamo fatto eh, la stanzetta o uno o due stanzette, non ricordo bene e quindi ora faremo anche la, la cucina e però andiamo prima con Brett Hacking e ehm, le nostre amiche Del Delgato e Caterina Lynx al negozio per abiti da sposa lei si sta preparando alla grande è molto flirtante perché? Non lo so perché io il bagno gliel'ho fatto fare latte a avena e miele, credo. Vabbè, festività eccellente, non lo so, ma lei credo sia molto romantica di suo. Quindi oggi ne abbiamo di cose da fare, insomma. Allora, se tu hai finito, my darling, io proporrei già di andare. Allora, viaggia e eh, chiamiamo con noi Brent, Catarina, perché ci devono assolutamente dare consigli per i nostri... Abiti e uh, Suprilla. Non ci sei perché non ci sei supra, forse non la vedo io. Suprilla del gato, ecco, infatti, cieca cieca. che carina con tutti questi capelli. Sì, sì, no, sta è molto bella la nostra Matti, io la chiamo così perché è anche un po' folle, capito? Allora dicevo: il negozio credo di averlo messo a uh, qui a Magnolia. Allora, eccolo qui, Bride Shop, nome molto basic. Speriamo di trovare un vestito decente perché nei negozi non siamo sempre fortunati. Speriamo di poterlo acquistare, altrimenti faremo comunque la prova. Ecco, io quindi intanto bevo perché, nonostante fuori ci sia il temporale, dopo non so quanto tempo, settimane di caldo torrido. Nel c'è il temporale, ma va bene. Gli unici giorni liberi ce li passiamo così. Ma a parte questo, eh, non ci lamentiamo. che non è bene, sono, ho bisogno seriamente di consigli. Perché adesso lo scegliamo insieme. Per l'abito da sposa. Perché comunque, eh, non so se ci avete fatto caso. Ma Madeleine, ha questo fisico è abbastanza formosa, non esageratamente. Però ha dei fianchi abbastanza pronunciati. Eh, anche i lineamenti del viso non sono proprio fini. Quindi non è facile trovare la conciatura e il vestito adatto per lei, perché non voglio che sembri troppo sfarzosa poi quindi non è facile. A me piacerebbe con lei in realtà non lo faccio quasi mai, eh, però con lei mi piacerebbe fare più un look da, da principessina. Eh, avevo individuato quell'abito con i diamantini sopra e lo vorrei mettere sul, sempre sul bianco ma che tende al celeste. Allora, intanto come ti sei vestita? No, non il club, siete impazziti! Non devono venire i maschi a vedermi, solo Brent che, eh, diciamo, <ride> è un genere a sé. Allora, forma un gruppo. Noi. Ok, e eh, ehm, abbraccia la tua amica. Grazie per essere venuti, ragazzi, io sono in crisi. Non so che abito a scegliere, perché ricordiamoci che qui... È successo tutto all'improvviso, dobbiamo ottenere l'eredità perché abbiamo bisogno di denaro. Eh, discuti... Sempre stressati, sempre stressati, miei amici. Come sei figo, Brent. Con questi capelli piastrati. Allora, volevo abbracciare anche a te, Delta. Grazie per avermi aspettato. Eh? Tu intanto cambia l'abito. Ah, è vero, l'eredità, sì. Infatti, Braden... Eh, è molto stressato perché non si è ancora sposato, però dai, la fortuna è che quantomeno si, è, cioè, si sposerà con una persona come si deve, che ama. E hanno passato il Natale insieme ieri, con anche la nonna, però eh, questi giorni non si vedranno. Prima di tutto non si vedranno domenica? No, sabato? Perché eh, guardiamo un attimo il calendario. Si sabato è capodanno e noi faremo anche una specie di, di addio al nubilato slash celibato quindi saranno separati. E proseguiremo con la tradizione eh, in virtù della quale gli sposi non si devono vedere la notte prima. Ecco, perché passeranno un capodanno separati, insomma, però festeggeranno anche se separatamente. Allora, come sei bella con questi capelli, mia cara? Allora, vedi un abito del genere. Mm, perché non mi fa, non mi esce niente? No, ah, ecco, prova questo abito. Questo è troppo aderente per il fisico che ha lei, secondo me non è il massimo. Vieni. Ah, non ti posso far venire qui, vero? Cioè, a me piace, però per lei vorrei qualcosa di un po' più elegante. È troppo. Eh, questo neanche se mi paghi. E eh, questo non lo so, perché non ci riesco a cliccare. Su. Ecco uno bellissimo. Secondo me questo a lei... Perché non mi fai cliccare? Perché? Comunque secondo me questo a lei ci sta benissimo. Io su questo più romantico per lei, esatto. Io volevo questo abito che come vedi, per come è fatto, c'è bisogno di un seno abbastanza pronunciato, ma io ho capito perché questo non va. Perché questo è un manichino da uomo, non da donna. Quindi lei non se lo può misurare, ma io voglio, capi voglio conoscere chi ha fatto questo, questo negozio. Perché avete messo un abito da sposa al manichino per uomini? Io, io ci rinuncio, veramente ci rinuncio. No, questo non fa per te, mia cara. Anche se dobbiamo ancora andare a Montecomore in effetti, allora cosa avevo pensato? Mm, io li farei sedere un attimo qui, e eh sì, qui non vedo la postazione, quindi li farei sedere un attimo qui tutti insieme. E eh, che eh, capisci, C'è la situazione qui com'è? Eh, è un po' incasinata. Allora, adesso loro cominciano a darle i vari suggerimenti per l'abito. Prima di tutto, noi ci teniamo ad avere il consiglio di Brent. Ehm, abbracciamoli dice Brent io sono veramente al buio dammi qualche consiglio perché non so veramente che, che cosa mettermi ehm, questi abiti non mi convincono io voglio che quel giorno speciale sia perfetto sotto ogni punto di vista quindi loro le dicono senti provati qualsiasi abito per questo sono nel camerino con lei Uh, serviamo anche, dato che siamo ricchi qui, eh, un genio del crimine, ma tu è la malizia, Madeline? No, un mm, tè freddo, così uh, svolentiamo un attimo gli animi. Scusami, tu che. Ah, tu sei negoziante. Uh, Sione Laila. Oh mio dio, Madeleine. Oddio, vabbè. Quindi ora lei cosa fa? Salirà qui sopra. E uh, chiederà. Mm, Consigli ai suoi amici per gli abiti uh, Quindi noi ora che facciamo? Uh, sì, va a essere il tuo te. Tanto qui possiamo permettercelo, no? Quindi, uh, sì, che stai facendo? Scopri cosa sta succedendo Che sta succedendo, scusate Qualcuno ha detto le parolacce Ah, ecco Allora, andiamo nel cast Facendo finta che uh, Che ho spinto qui che in realtà sia lei che sta dando chiedendo consigli ai suoi amici. Quindi i suoi amici la stanno guardando, amici e amiche, e le stanno dando consigli sui vari abiti che si sta provando, potremmo anche fare uno spezzato: eh? un top bello aderente con, con una gonna particolare. Però io sia lei la vedo con un outfit più fiabesco. E quindi lo proviamo per ultimo, quello, perché voglio prima vedere con gli altri come, come sta. Però però l'idea ce l'ho vediamo un attimo allora andiamo intanto qui ai formali allora qui questo è l'abito che lei ha nelle occasioni formali che le sta benissimo cioè guardate adoro, adoro ma cerchiamo quello per il matrimonio senza cincischiare allora allora, cioè questi, ci sono questi qui classici proprio da matrimonio. Qual è la differenza tra... Ah, questo è più bianco ancora. Mm, no. Anche perché mm, farà un po' freddino, eh. Cioè, comunque è il primo giorno di primavera, usciamo proprio dall'inverno. Questo è quello che abbiamo provato prima, che non mi convince, onestamente. Andiamo con i lunghi intanto. Questo no, mi, mi rifiuto. Eh, questo no, perché c'è queste spalle qui... Troppo, troppo, troppi fiori. Eh, anche questo. Forse. Però lei avendo comunque di spalle, è abbastanza larga. Quindi, questo tipo di maniche qui non, non ne rende giustizia. Secondo me, anche se c'è tutto bianco. Vabbè, questi neanche se mi pagano. Quindi andiamo giù. Ah, questo è quello che io vorrei. Per lei è bianco e celestino. No, quindi non il classico bianco perché il classico bianco sarebbe così ma eh, questo fa risaltare molto di più i suoi occhi ecco perché mi piace tanto anche se secondo me questo colore è più per è più da sera però eh, non ci facciamo troppi problemi eh, questo qui è bellissimo non so quante volte l'ho utilizzato e in effetti a questo sta bene questo da principessa le sta benissimo io me lo ero immaginato non gliel'avevo ancora provato però sapevo che era per lei anche questo non è male, eh? però non la vieta. Oddio, questo però questo è più appunto da, da festa, non tanto da matrimonio. Il classico da, da matrimonio che le sta bene per carità, però se così in mente ho già deciso. Però per scrupolo me li vedo tutti. Allora! Che dici? Andiamo con questo, andiamo sul sicuro. Non è molto aderente sotto, non la spianca molto, ma tanto lei cioè, non è ta tanto in sovrappeso. Secondo me le sta bene comunque. Guardiamo di profilo. Dietro, adoro. Ovviamente le... Sì, sì, le sta troppo bene, perfetto. Allora andiamo con questo. Ovviamente i gioielli vanno cambiati, mettiamo qualcosa sull'argentato perché... Uh, con questo vestito non ci sta, secondo me, il dorato. Allora cominciamo con la collana, una collana semplice, magari non troppo vistosa. Anche questa non sarebbe male in realtà. Però non lo so, questa troppo lunga, no, vorrei qualcosa di più corto, eh, anche questa in realtà. Forse le lascerei questa. Sì. Vada per questa. Poi orecchini. Dei diamantini piccoli, piccoli. Eh, togliamo magari la categoria formale perché secondo me ci limita un po'. Qualcosa di piccolo, non troppo appariscente, mh, Però vorrei dei pendenti in realtà. Quindi temo che anche qui dovremmo fare così. Li lascerei. Dai, abbiamo scelto lo stile da principessa. Continuiamo con quello da principessa. I capelli. Questo sarà l'altro problema. Sicuramente una conciatura. Togliamo anche qui la cosa formale. Eh, eh, no, vorrei qualcosa che sia più bombato in testa. Non così, non a questo punto, però eh, è difficile. E questo? che praticamente userei sempre Oh, che carino questo. Oppure Vabbè, questi con i ricci no. Questo? Ah, mi piace anche questo, però i fermagli che stanno dietro sono orrendi. Ci voleva qualcosa di più fine. Questo forse? Ecco, anche questo sembra più da adulta che da giovane adulta come conciatura. Però volevo qualcosa che fosse più bombato in testa, non schiacciato. Forse è questo? Vediamo. Mm, non saprei. Forse è questo. Perché poi temo abbiamo finito. No, questo non mi piace come fa da dietro. Proprio brutto, si vede che è del gioco base. Questo è peggio che andare di notte quindi no. Allora decidiamo: ho questo, ho questo. Perché eh, in effetti sto pensando un, un capello lungo riccio. Semplicemente no, no, questo non mi convince. Proviamo a vedere i capelli lunghi ricci, magari se li fa ricci per l'occasione non mi convincono però così non mi convincono no allora seguiamo l'istinto wow no ma questi non sono capelli da matrimonio mia cara eh, no neanche questi ci sarebbe questo però non è tanto per Quindi no, facciamo così. È deciso. È deciso, mettiamo questo. Non sarò mai decisa. Vada per questo. Allora, intanto dobbiamo assolutamente togliere quell'anello proprio, non so perché ti ho messo quell'anello, mia cara. Allora, togliamo gli anelli i guanti. I guanti sì. Non c'è uno più velato? Sul celeste no? Mettiamo questi qui piccoli dai. No, bugia, scherzo. Mettiamo questo. Come non detto, togliamolo il quanto. <ride> e eh, Mettiamo già l'anello quello di fidanzamento, però questo sì, ok. E questo glielo lasceremo sempre ormai. Le scarpe che è vero che non si vedono, ma noi per sicurezza mettiamole allora. Andrei di queste classiche proprio, sì. E basta dai, sistemiamo un attimo il trucco. Che però deve essere anche quello delicato. Sì, non, non, non voglio andare, non voglio esagerare. Allora. Questo intanto... Mm, no, meglio così forse. Un bel eyeliner, un po' più pronunciato magari. Questo? No, più sottile. No, no, no poi diventa troppo. Così. E uh, allora no, cambiamo, mettiamo un ombretto che va anche sotto, esatto, una cosa del genere. Ma uh, si può schiarire, vero? Opacità, saturazione. Un po' meno, ok. E questo è la tonalità, opacità. Ok, lasciamo una cosa del genere. A meno che non facciamo così. No, no, era meglio come prima. Rischiariamo un po'. Ok. E eh, poi le guance andrei sempre sul sicuro con questo: no, così o così. Questo è troppo scuro. Ma facciamo così. E poi eh, le labbra, non lo so, le stanno bene a queste parti? Perfetto. Eh, sulle labbra lei ha delle labbra belle carnose in effetti no non mi piacciono i bordi di come fa questo rossetto in questo caso questo questo mi piace semplice come lei perché lei è semplice Vogliamo provare col rosso? Giusto così? Io sono sicura che se mai mi sposerò non sarò così minuziosa. Uh, no. Bellissima, grazie. Oddio, però lo sai che questo non mi dispiace in effetti, questo rosso. Allora... Decidiamo. Rosa o rosso? No, questo era il rosso. Questo è il rosso qui che è un po' più chiaro. Allora, nel complesso forse, dato che è tutto chiaro, una tonalità un po' più scura ci sta bene sulle labbra. Però anche il rosa non era male. Decidiamo sul rosa o sul rosso. Rosa? Ok. Che dovrebbe essere questo. Sì, andiamo sul rosa. Perfetto, mettiamo. Eh, non è che è finita qui il vestitino formale per Shaila Perché Shaila ci sarà. Deve essere presente. E quindi scegliamo un vestitino anche per lei, allora, un altro ancora. Un vestitino. Abiti femminili. <ride> e allora, la padroncina nostra è ehm, bianco e celeste. Quindi, vediamo se troviamo. Una cosa simile. Eh, anche così. Sì! E mettiamole il fiocco rosa. <ride> cosa dobbiamo andare a pensare, per noi? Fiocco celeste, volevo dire. È simile, insomma. Lasciamolo così, dai. Sì, è un amore, Shaila, Un amore! Oppure... Eh no, perché gli altri sono tutti così, quindi... Ci dobbiamo accontentare di quello ok possiamo andare allora eh, noi abbiamo già passato ben 35 minuti solo per eh, decidere queste cose ma io vorrei ricordare che abbiamo ancora una, una stanza da ristrutturare per lavoro però speriamo anche davvero un un pezzettino piccolissimo per ottenere la promozione, ci cioè sarebbe un modo migliore per terminare l'anno. Che carina la cagnolina, concordo. Eh, non so se si dice Corgi o Corgi, secondo me è Corgi. Però, eh, come razza, anche nella realtà è stupenda, ma io eh, su The Sims, credo che sia la razza più bella, questa. Per non avere sempre il solito Golden Retriever. Ma. A parte questo, eh, poi da sola, quello lo lascerò tipo effetto sorpresa quando vedremo il matrimonio in live, farò il look per Brayden e anche per sua madre, quello sarà una sorpresa, però è lì ho già chiaro in testa eh, quello che gli voglio mettere, quindi sarà proprio una cosa speditissima. Oddio! Ah, eh, ci avete fatto tornare a casa? E vabbè, io volevo andare a prendere un caffè con gli amici Ma quanto pare... Eh, porta qui Madeleine eh, Li invitiamo a casa a prenderci un caffè, dai Sì, esatto Allora, eh, in realtà qui... Mm. Vabbè, noi prepariamoci un bel tè Facciamo così uh, Camomilla calmante No, tè ginseng fumante, dai Um, invitiamo gli amici. Allora, invita nell'otto attuale, uh, sempre loro a tre. Sperando che non facciano venire tutto il gruppo di nuovo. Brent, where are you? Eccoti il primo, Brent, il primo perché è sempre il nostro pensiero. Il gioco lo sa. So. E voglio vedere un attimo dal vivo, cioè teniamocela pronta, Shaila con il vestitino. Allora. Cura dell'animale. Cambia abito. E questo qui. Shaila, dove vai? Shaila. Amore, sei stupenda. Sei stupenda con questo vestitino. Oddio. Sei stupenda, veramente. No, vabbè. Io, io mi impriscio, come diciamo qui, quando vedo queste scene. Però ora toglitelo, non vorrei che ti... Che ti sporchi l'abito? mettiti in bagnoncino così stai caldo. Uh, scusami, Darling. Io non è che voglio dirmi fare gli onori di casa. Fai gli onori di casa. Aspetta prima di bere. Togliamoci la giacca. E... Ho paura di accendere il riscaldamento. Sinceramente, perché accendiamo a meno il camino? Sì, perché le bollette, Madonna, non so come le pagheremo. Ah, allora stanno venendo cosa è uscito non ho letto allora ah tutti vengono da me perfetto non mi avete attivato di nuovo ecco perfetto allora facciamo il gruppo azioni formo un gruppo With ecco stanno già tutti no pronto pronto no pronto no allora eh, sediamoci qua tanto lei ha preparato il tè e ehm chiacchieriamo, chiacchieriamo sui dettagli di questo pa patrimonio anche di questo matrimonio su come eh, sarà il tutto perché gli amici più stretti si dicono queste cose e, mh, dopodiché sono le, le tre e mezza del pomeriggio qui oddio Brant, io come devo fare con te? ma perché? stai così teso ogni volta sì, lui è sposato ora che ci penso quindi non sei in crisi perché dici io quando mi sposo. Tu sei già sposato con Brant. Il lavoro anche a te va male, evidentemente. Allora chiedi della sua giornata: cos'è che ti turba, mio caro? Cos'è che ti turba? Nel frattempo, beviamoci il nostro tè. Non lo so. In questa partita sono un po' ecco, anche lui è stressato. Ma se veniamo adesso dal negozio, dallo shopping perché noi ovviamente fingiamo sempre nella nostra testa che. Abbiamo speso un patrimonio per il vestito come si usa nella realtà? L'avrei preso se ci fosse stato nel negozio, eh? Caterina, eh, tu ti sei ripresa, vedo, eh? Ti vedo molto interessata, comunque i nostri problemi di cuore. Ma tra l'altro, chiediamole, non è un flirt, eh? Del suo fidanzato, ma noi lo conosciamo? Da far notare che lei ha conosciuto Nicola Holiday, eh? Allora, volevo, volevo far conoscere il marito di Caterina perché mamma mia, quanto è bello. Conversazione imbarazzante, sì, imbarazzante perché... Cioè, mi stanno ignorando tutti. Sophia, ma io ti ho aggiunto al gruppo, perché mi abbandoni pure tu? Ma, ok, sì, era qui in bagno, ok. Uh, prendiamo qualcosa da mangiare insieme? Ti stai rubando i fiori, Prant? Ma tu c'è una sorta di serra a casa tua? Pure fuori, eh, ma se non li ho venduti io, che ci potevo guadagnare, che volevo tenerli così esposti. No, vabbè, non lo so. A casa sua sta quest'altro. Qui quanti biscotti abbiamo? Vabbè ragazzi, io vi esco. Sì, biscottini, che questa torta che ho da quando mi sono trasferita qui, che era quella del benvenuto del quartiere, no? del Welcome Wagon. Orrendissima, lei non piace, per questo sto ancora in frigo. Però mi dispiaceva buttarla. Allora, ah, ma forse è, è, è questo te che ti rende romantica, flirtante. Allora, Brent... Sei sicura? Chi... Parla della tormenta, intanto grazie, c'è la gente fuori che sta s... cadendo di continuo, vabbè, io per questo devo mettere le vetrate di questo genere in casa. Allora, eh, dicevo Brent, nonostante la tormenta sei venuto, cosa sexy, no, grazie, grazie veramente, sei un vero amico, grazie anche a te Supriglia, perché... Um, io davvero non, non saprei come fare senza, e ci tengo. Ecco perché Decanta le duti del partner a fare colpo su Braden. Perché vedete, Braden in questo momento è molto teso, ha tanti pensieri per la testa. E questo matrimonio lo stiamo organizzando veramente così di punto in bianco. È vero che lo dicevamo da tanto tempo che ci saremmo sposati, però in questo momento non che è distante, però. Lui sta così, è molto pensieroso. Io non voglio dargli altri pensieri. Voglio rallegrarlo. Voglio che quel giorno, non solo per me, ma anche per lui, sia magico. Da qui per questo avevo pensato il vestito appunto fiabesco, no? Proprio da principessina. E poi eh, non so se eh, avete ben presente il posto dove lo festeggeremo, ma è quella chiesa, quella cappella di, di Windsor quindi un ambiente molto classico, antico intanto io vi chiamo a tavola prendete ciò che volete prendete e mangiatene tutte insomma sono quattro giusti giusti lei eh, anche perché ci stiamo avvicinando al matrimonio in realtà vedete è flottante perché non vede l'ora di dividere la casa con il suo futuro maritino di dividere il letto eh, di passare ro momenti romantici sicuramente di vita perché eh, chiunque abbia vissuto Esperienze varie di convivenza, sa che la convivenza non è facile, però insomma, questo ve lo anticipo, dovranno trovare anche un loro equilibrio, eh? Perché vorrei ricordarvi che Braden fa il militare quindi su certe cose è proprio perfezionista. E lei invece è una così molto shabby: non solo nello stile, ma è anche molto comoda. Molto eh, non trasandata. Eh, sicura. Però. non è Essendo una persona creativa, ha un ordine tutto suo che Breda non capirà quindi vedremo già che non sarà facile oddio tu devi andare in bagno, vai in bagno. la convivenza all'inizio quindi cioè, dovranno veramente trovare un loro equilibrio litigheranno ma non è che faranno quelle discussioni disastrose eh? però sarà un ulteriore modo per conoscersi è vero che loro hanno già convissuto per un po' di tempo però eh, è stato per periodi brevi per una vacanza o per le feste nulla di più buon per te sopria che scoperto dove si trova il pesce tetra well, scusami Justin uh, no cioè chiama tua moglie io non lo so veramente e quindi uh, sì ci saranno discussioni del genere meno amare di quelle che abbiamo visto l'altra volta eh? intanto visto che qualcuno si è iscritto ma andiamo subito a vedere perché eh, non ho fatto in tempo a leggere vediamo subito così ti do il benvenuto allora uh, Christ War, uh, si legge così eh? sia un lui o una lei spero di, di, di aver pronunciato bene il tuo nome, altrimenti benvenuto comunque, dimmi come si pronuncia, devi sapere che la mia Ciocorin ricorderà bene, eh, che ci ho messo un po' per capire l'accento di, di Ciocorin, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Però benvenute e grazie mille per esserti iscritto sia un lui, perfetto, ho uh, azzeccato la pronuncia. Inizialmente stavo dicendo Christ, ma poi mi sembrava uh, un po' blasfemo. <ride> no, in realtà no. Se segui le mie live sull'occulto, le partite sull'occulto. Chris eh, vedrai che in questo caso non abbiamo problemi a riguardo eh, però eh, sì ehm, grazie per esserti iscritto pr prima di tutto e benvenuto qui eh, stiamo organizzando un matrimonio in realtà oggi la nostra Madeleine che è la protagonista principale dopo non so quanti mesi davvero tanti che hanno rimandato matrimonio hanno deciso con il suo fidanzato, che è un bel tipo e che ora invitiamo subitissimo a casa, eh, di sposarsi perché? Perché Braden, che è il suo futuro marito, ha ricevuto una proposta indecente: nel senso che avrebbe avuto una eh, eredità cospicua se eh, si sarebbe o, anzi, se si fosse sposato entro una settimana e lui ha accettato perché, tanto, la donna della sua vita si spera l'ha trovata. Ehm, io so che se avessi cliccato su non accettare, cioè no, chiedi tipo quali sono le condizioni, avremmo avuto comunque un po' di soldi. Ma avremmo avuto almeno il doppio. Se lui eh, non le avesse chieste e avesse accettato, perché dovremmo avere almeno un 4.000 Simone invece di 2.000 in questo modo, quindi per soldi è un po' ci siamo venduti. Ma no, già sto scherzando perché loro sono frequentati tantissimo e, e siamo. Quindi abbiamo. Preso due piccioni con una fava, come siamo qui soliti dire. Allora, intanto, Braden, non ho letto, sta vedendo? Braden Castle, ok, arriverà molto presto. Voi, per favore, eh, lancia non lanciateci, ma lasciateci, perché abbiamo bisogno di intimità. Non diremo assolutamente nulla a Braden, che abbiamo già preso il vestito. Però, per favore, andate perché. Eh... Ora questi due piccioncini devono stare da soli perché? Perché oggi è l'ultimo giorno che Braden e eh, Madeleine si vedono perché noi in matrimonio ovviamente eh, saprai che quando accetti quella sfida devi sposarti entro una settimana quindi noi eravamo costretti a sposarci entro domenica e, però vogliamo allo stesso tempo anche eh, come dire rispettare la tradizione in virtù della quale gli sposi non si devono vedere la notte prima. Eh, cosa succede però? Che sabato, cioè il giorno prima del matrimonio, quindi immaginate che condizioni arriveranno al matrimonio, è Capodanno! E quindi festeggeranno il Capodanno separati e sarà una, una sorta di addio nubilato slash celibato eh, che festeggeranno appunto però eh, lontani l'uno dall'altro perché non si dovranno vedere e quindi anche in questo caso cogliamo l'occasione del Capodanno per festeggiare l'ultimo giorno di vita da non sposati. E invece domani, eh, lo vedremo subitissimo, eh, dobbiamo lavorare perché speriamo, con una grazia, perché siamo veramente spiegati, nonostante tantissimi lavori bellissimi, veramente quei CC, capite a me cosa intendo, eh, che abbiamo fatto con, eh, non col contenuto eh, personalizzato, ma eh, intendo altre, altre cose con CC, abbiamo fatto degli ingaggi veramente stupendi, sempre qui in live, erano bellissimi. Però non sempre ci sono andati bene perché a volte i suggerimenti, le richieste che ci fanno non c'entrano nulla. Tipo per una cucina, ci hanno detto che amavano il bowling o cose del genere. Ma eh, a parte questo, abbiamo avuto un po' di difficoltà per le promozioni. Quindi speriamo veramente di terminare in bellezza tenendo la promozione, perché ripeto, manca pochissimo per la promozione. E, e poi i prossimi giorni festeggeremo il capodanno e finalmente il matrimonio altrimenti questi due non si decidevano a sposarsi esatto, esatto abbiamo rimandato tantissime volte il matrimonio, non lo so perché ma c'è stato un momento di crisi tra Brayden, eccolo qui il nostro Brayden, nelle foto sì, questa casa si riempirà sempre più di foto dicevo tra Brayden e Madeleine perché per motivi futili in realtà però sento che Brayden è arrivato ciao amore mio vieni a darmi un bacio lei è ancora più flirtante No, eh, dargli un bacio appassionato, sì, perché eh, io voglio capire perché non mi ascolti. Madeleine, perché non mi ascolti? Allora, qui lei è innamorata, è proprio perdutamente innamorata. Ve lo mostro subito anche perché ora abbiamo passato anche una vacanza insieme a Windenburg, che è stata stupenda. Quindi, voglio vedere il pannello dei sentimenti. Con la speranza che non sia più buggato, che okay? Innamoramento profondo. Cioè, lei non è solo semplicemente infatuata. Ma c'è cioè, un innamoramento profondo. E anche Braden per lei. Anche se lui è solo infatuato in realtà, non innamorato profondamente. Ai ai ai. Vabbè, ci sta perché lui l'abbiamo comandato un po' meno. Però eh, questo, ecco perché io dico che il gioco mi ascolta, è sempre dovuto al fatto che lui in questo periodo è tesissimo per questa questione dell'eredità e non si sta vivendo come dovrebbe questa, questo periodo, che dovrebbe essere invece magico, felice, gioioso. Certo, l'ansia ci deve essere, ma non in questo modo. Però ecco, mh, Chris Wert, ti presento Baden, che come vedi... È un bel ragazzo, eh! è proprio un bel ragazzo. Allora, sì, io lo so che voi siete flirtanti, però io voglio adesso, mia cara Maddie, che tu ti prendi in disparte il tuo marito, eh, magari fate così. C'è una Windebox, sì, una Brindleton Bay in nevata che è stupenda qui, veramente stupenda, e io vi proporrei di, di venire, eh, anzi, la panchina qui, ammirate! Qui il paesaggio di Windenburg, eh, sì, ce la faremo? Di Brindleton Bay, certo c'è una tempesta di neve qui, però sta diminuendo perché mh, la nostra Maddalena ha notato che, ehm, come, come dire, eh, ti prego, vieni a sederti Vieni a sedersi, stai mangiando, ma io devo dirti una cosa importante, vabbè. Ha notato che il nostro Braden è teso e vorrei fargli un discorso perché lei, eh, ragazzi, senza peli sulla lingua gli dirà senti Braden, ma c'è qualcosa che non va, ci stai ripensando perché se tu non sei convinto io veramente non voglio illu illudermi rimandiamo, non sposiamoci rimandiamo tranquillamente insieme, ma cioè io posso fare un discorso del genere mentre tu ti abbuffi non lo so tra l'altro con tutte le cose che stavano in frigo ti sei preso il toast vabbè, siediti c'è io sono allibita. ti puoi sedere? grazie allora prima di tutto coccolatelo un attimo eh, dislessi a parte e ehm, dirgli grazie prima di tutto per essere venuto però resta questa notte sì restate dormite insieme Braden <ride> Braden 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 che io domani devo lavorare Braden non mi far perdere tempo sì, lo so, la mia casa è pulita, avevi dubbi che ti lasciavo vivere nello schifo? Allora, vabbè, arrendiamoci, facciamolo qui tutto il discorso. Allora, Brayden, eh, ti stavo dicendo, per me possiamo... Possiamo anche rimandare il discorso nozze se per te è un problema. Io ti vedo un po', un po distante. Eh, sì, vabbè, figurati se lui rinuncia all'idea di passare la notte insieme... Eh, mica scemo allora condividi un segreto in questo senso proprio è agitato lo sposo lo vedo eppure è stanco e eh, si sta lavorando tanto questo lo dobbiamo ammettere perché i militari hanno orari tipo le 5 di mattina a lavorare veramente pesanti comunque lei gli fa tutto questo discorso e lui le risponde veramente eh, non ti preoccupare è eh, il lavoro è la questione dell'eredità ma io sono stra sicuro di noi, se avevo qualche dubbio, sappi che ora mi è, mi è passato, quindi stai tranquilla, sono, non è per noi che sono, che sono in ansia, quindi tu ricordati per assicurarlo ancora di più che, che lo ami. In questo senso, esprimi affetto e fallo rilassare un pochettino, va un pochettino, facciamolo rilassare. Eh, no, non figli, ve ne prego. Anche se potremmo farlo, non è una bugia, se no questa mi partorisce proprio giusto, giusto il giorno delle nozze. Però sì, loro non sono persone che si programmeranno il figlio, eh, capiterà per caso. Però eh, lo sapete, io qui ho annullato lo scorrimento del tempo, no? Per le vite, quindi eh, ci, ce la prendiamo veramente comoda, non voglio fare tutto di fretta. Quanto amo questa cabina armadio qui adoro questi vestiti bene ragazzi, divertitevi tanto che okay, no, tu stai bene poi facciamo colazione e domanas anche se lui se ne andrà però prepariamo una bella colazione e prepariamoci per questa per questo incarico allora, dobbiamo ristrutturare una cucina ok um, il budget non è poco sono quasi 7000 però se considerate che ogni volta i mobili che ci sono li vendiamo aumenta e la mia unica veramente appiglio per poter ricevere la promozione è che almeno questa volta ci diano dei requisiti ehm, adeguati perché l'ultima volta veramente, è stato quello che ci ha fregato. Sì, maddi, dormi, per favore. Eh, non ho visto fuochi d'artificio, eh! quindi la tensione si è fatta sentire anche nel fichi fichi. Fresca ed esuberante, sì, l'abbiamo perdutamente innamorata. Quanto sei dolce, soddisfazione completa? No, no, direi che è andata più che bene questo fake questo fake. Poi, ah, qui c'è la luce rosa fuori. Oddio, questa casa, però, bisogna di essere pulita. Ma non lo facciamo in tempo. Domani alle 9 dobbiamo andare via. E quindi va bene, facciamo passare la notte e prepariamo la colazione per noi e per Braden e andiamocene, mi sa che trascureremo nuovamente Shaila, io spero che non mi scappi, quanto sei tellera qui a dormire Shaila amore mio col maglioncino. è vero qui abbiamo lasciato il cammino acceso, ci manca solo l'incendio che già siamo poveri e vabbè sì, a parte questo no, non penso che facciamo in tempo a cucinare eh, cuc mangeremo di nuovo il frutto grigliato e i Villa cosa sappiamo dei Villa Real? Qualcosa dovremmo averla memorizzata in realtà. Però eh, si vede che l'ultimo incarico che abbiamo fatto da loro ha fatto una buona impressione su Villa e quindi che c'era anche il nonno, eh. eh. No, non mi rimangono qui memorizzati i tratti che abbiamo scoperto, purtroppo, peccato. Vabbè. Dicevo, uh, abbiamo fatto un buona, una buona impressione su di loro. Tu ti stai alzando perché devi andare a lavorare, vero? Perché devi andare ad ammirare i mobili? Questo bug non me l'hanno ancora tolto il bug di andare ad ammirare i mobili in mezzo della notte. No, io voglio vedere. C'è andato ad ammirare la vasca da bagno. Cioè, ci rendiamo conto? E ora dove vai? Ad ammirare la panchina, Vu vuoi vedere? Ho i fiori. Ah no, mi stai rubando anche tu. Pollice verde tu, non lo so. Se ti può piacere il giardinaggio? Che ne dite? No, no, no. Il giardinaggio è il lobby di, di, di... No, lascia perdere il giardinaggio! Ma io non lo so. Che è successo? Sei tesa? Perché è così? Scusatemi. Non si sa. Io, allora, cioè, qui qualcosa sta succedendo. no. Tre volte di seguito, non lo gradisci? No, vabbè, ok. C'è qualcosa che non va. Crisi di identità di Braden. Braden, lasciaci in pace, eh? lascia il giardinaggio in questo momento, per favore. Oh, basta. Eh, questa è una cosa che devono assolutamente fissare i nostri singuru. Eh? Questo intanto ripudisci. Ok, sono le sei, siamo in perfetto orario. Facciamo colazione che mi stiamo rendendo di fame. Uh, quello ha finito lì di rubarci le cose dal giardino. Vabbè, allora ride da solo. No, vabbè. Uh, secondo me, con l'andare del tempo, scopriremo che lui è un po' pazzo, che sei bipolare, per piacere. Prima ridi, poi sei teso. Prima ridi, poi sei teso. Non lo so. Allora ricreiamo il gruppo perché, sicuramente, lui uh, a un certo punto si sarà e fa, e... separato togliamo questo schifo qui bene, la casa deve essere linda e pinta e amore vieni a fare colazione che ti vedo un po' non lo so, instabile oggi, requieto si sì, requieto evidentemente quel fichi fichi non è bastato a farti sfogare però quanto sei bello, pure in accapatoio <ride> ti viene da ridere <ride> Corinne. <ride> qui la situazione è grave è grave non lo so, è la prima volta, sinceramente, che mi fa che mi esce quanto sono state 4-5 volte di seguito, la stessa cosa, per le preferenze? Io non lo so, veramente. In questo gioco ormai, ormai mi aspetta di tutto, no, uh, Shai, l'aspetta pure tu. Chiacchiera, sì. Allora, mh, tutto bene, amore? Mh, non lo so, mi sembri. non più teso, ma un po' strano, te lo posso dire? Um, oh, queste cose le abbiamo chieste tutte, ma vabbè, chiediamolo giusto per conoscerlo sempre meglio. Oh, se tiso, ma ci mandi i baci. Dio, questo è veramente schizofrenico. È uh, è ora sei flirtante, ma perché mi cambi umore ogni tre secondi? <ride> Io non lo so. Uh, vediamo se riesco a farti rallegrare un poco. Uh, ti mettiamo noi di, buona, di buon umore. Niente c'è qualcosa che non va vabbè non importa pulisci eh sì amore lo so che tu hai bisogno di attenzioni che stai facendo? ah plodi ai mobili va bene va bene ecco la riprova che queste ecco che questi due sono anime gemelle perché sì uh, sono entrambi fogli, io l'ho detto l'ho detto già dall'inizio cioè non lo vedete a Braden il classico militare autoritario che si è rotto oh, ma perché oggi cosa è venerdì 13 è venerdì 13 oggi Bene, posso chiederti di aggiustarlo io so che non fai parte dell'unità familiare al momento però se lo aggiusti mi faresti un favore tu che hai l'abilità di manualità sviluppata ragazzi ma cosa sta succedendo cosa sta succedendo Ah, oh, diamo un biscottino non lo so ci sono troppi glitch oggi Brayden. Ah vabbè, Braden, molto utile, grazie. Mi toccherà pagare il coso lì, come si chiama, il factotum. Ehm, una carezza, la nostra piccolina, ci sta? Spazzoliamola. Quindi, Cioccolino, cos'è che ti fa più ridere? Il bipolarismo di, di Braden? Che, tra l'altro, che fino ha fatto? È un ingaggio tra un'ora, lo sapevo. Ehm, magari sì, andiamo a votare qualcosa, ma non trovo più Braden. Cioè, di nuovo al giardino si è andato i fiori. Io non lo so. Non lo so. Sì, per il vento pulito, tutte cose. Tutte cose Accetta il complimento da Braden? Ah, ok, mi sei rimasto flirtante, bene. Io vorrei però ricorda ricordarti, cara, che tu hai un incarico tra pochissimo. Quindi vieni a spegnere qui, che ci manca solo che la casa prenda fuoco. E vai quantomeno in bagno, cioè siamo... Totalmente impreparate a questo incarico. Qui intanto gusto impeccabile. Cioè se non c'è un gusto impeccabile a casa tua... Di nuovo a mangiare? Questo si chiama stress. Sì, sì, non regge la tensione. <ride> In realtà è così. Io ricordo benissimo uh, Ciocorin. A proposito di non reggere la tensione. Uh, per esempio, prima di un esame uh, universitario. Io ho studiato giurisprudenza. Uh, quindi lì già l'atmosfera è sempre molto... Madonna mia, ci è mente venerdì 13. Prima di un esame, allora, c'è cioè, chi veramente a momenti se la faceva addosso. Io che sfogavo l'ansia, perché di ansia si tratta ridendo, cioè ridevo veramente senza motivo. Ricordo il giorno dell'esame, il più duro: eh, l'esame di com diritto commerciale, vedi quest'aula piena perché se non vieni imbocciata almeno una volta quell'esame, eh, cioè, sei un dio praticamente. Non sia umano comunque, praticamente eh, io entrai. La prima cosa che pensai, entrai tipo 5 minuti prima che iniziasse l'appello. E intanto tu cambiati, cara. Eh, guardai tutti i ragazzi e le ragazze eh, intenti a mh, ripetere sui libri con l'ansia. L'esame più ansiogeno è quello veramente da mh, la giurisprudenza perché la commissione è tosta, tosta, tosta. E praticamente, cosa successe? Che io vidi tutti loro ripetere, di sì ridendo, però risi anche sì, che mi si leggeva sulla faccia, eh, tanto ci vediamo tutti al prossimo appello e io sono così, ma poi rido anche per eh, faccio tantissime battute, io sono già una che scherza molto di qui così, di, di persona eh, non sono diciamo un, pesante sotto questo punto di vista, però i giorni degli esami eh, la prendo sempre a ridere eh, per fortuna è passato questo periodo. Mi sono laureata. Però posso dire di non aver. di aver sfogato l'ansia sempre in questo modo, ma mi viene naturale. Se sì, andiamo a lavorare, let's go! Smorzi la tensione con l'allegria. È bello, sì, sì, ma poi se, tipo, giorno dell'esame non c'era nessuno con me delle persone che conoscevo. Uh, perché poi uh, sì, io avevo le mie solite amiche, ma. Tra una lezione e l'altra, solitamente mi mettevo a leggere libri di romanzi o comunque narrative, saggi, non roba che riguardasse l'università, e quindi cioè, me ne fregavo molto di fare amicizia, quindi non sempre conoscevo tutte le persone che erano presenti agli appelli, quindi anche se stavo da sola, cioè, nel senso non con amiche o amici che conoscevo, Ridevo da sola, cioè le persone veramente mi prendevano per una motta, però piuttosto che stare così ad ondolare sulla sedia o a battere le, le mani su, sulla scrivania, sui tavoli, lo passavo così. Ripetevo il necessario, ma tanto io dico sempre che in quei casi la fortuna gioca un ruolo almeno del 70%. Questo lo dissi anche il mio relatore che. Mi rispose: Non so se le proporzioni sono proprio queste, però è vero. Quindi anche i professori sanno che la fortuna conta molto. Però sì, eh, una volta che sei lì, quel che è fatto è fatto. Quindi sedersi con la tranquillità eh, è la cosa migliore. Quanto meno controllare l'ansia. Qui intanto, eh, se non sbaglio, i Villarreal sono di Winterburg. Non ricordo, mi sa di sì. Ah, Tenuta Von. Wind, Windenburg, ah, ok, avevo ragione. Avevo ragione che poi questa casa, cioè, non per dire, ma dall'esterno è stupenda, è veramente bella. Uh, il giardino è, è da aggiustare. eh, Però, vabbè, una cosa alla volta. Allora, andiamo all'ingresso principale. Bussiamo alla porta e speriamo, qui dovrebbero essere un 3-4 persone almeno a viverci. C'è cioè il nonnetto, il papà e due figli. Una figlia e un figlio, se non sbaglio. Ho tre figli, non mi ricordo. Il nonnetto Enzo, quello del trailer di, di Usciamo Insieme, che preparava i cappuccini. Allora, acqua bevuta. Intanto, qui la cucina. Madonna mia, questa è la cucina. Ah, enorme, con 4 1 neanche la casa di Gilmore. Allora. Scusate, vi facciamo un attimo? No, è enorme. Vabbè. C'è il nonno e tre nipoti, mi, pa mi pare, ok? Ecco il nonnetto. Eh, salve, tu nel trailer ti chiama Wienso, ma non fa niente, Jacques Villareal. Allora, complimentiamoci per accattivarcelo un pochettino. E eh sì, perché c'è quello piccolo, lei, che è sempre adolescente, poi c'è l'altro adolescente, mi pare abbiamo finito. Questa è la stanzetta che abbiamo fatto noi Sì E questo è l'altro adolescente Quindi, vabbè Parliamo prima col nonno Che secondo me è quello più importante da comprarci Ma oh, che memoria che hai, Cicorin Comunque, eh Allora eh, Chiedi di vedere le ispirazioni Esatto Poi, cerchiamo di capire Prometti una ristrutturazione riuscita Sì, perché noi ce la tiriamo da soli Proprio e eh, non no, io ti, ti rifarò la cucina, ma ti assicuro che ti farebbe bene anche rifarti il look. La tua presenza è divertente. Vuoi addirittura, chiedi di vedere la bacheca. Fiori, foglie, alberi. Ok, niente a che vedere con l'arredamento di questa casa. Allora, decoratrice di interni, esatto. Chiedi dei motivi preferiti e delle tendenze di arredamento. Un lavandino? Sì, sì. Vabbè. Eh, tendenze di arredamento, ok. Eh, però voglio conoscere almeno, almeno il colore, me lo devi dire. Sì, lo so che domani è la vigilia di Capodanno, lo so. Del gusto decorativo, ti prego. Ah, vedi, è classico l'arredamento che, che lui vuole. Se devo guardare al tablet. Gioco spesso con Max, quindi me ne ricordo loro. Ah, ecco perché io con loro non ci ho mai giocato in realtà, mai. Anche se arredamento campagnolo francese. Oh! E posso chiederti anche del colore? Però devo dire che questa casa è bellissima, quantomeno l'esterno, il colore preferito. Ecco, mostragli i colori. E poi andiamo, cioè dobbiamo chiederlo a tutti. nonno? Giacque, vabbè chiederemo un altro il colore, ma te sappiamo che piace l'arredamento campagnolo, era campagnolo? Vabbè, andremo a rivedere. Allora, mio caro, eh, chiediamo del colore preferito a lui che si chiama Max. Ah, sei tu Max? E allora, tu come ti chiami? Ah, Hugo. Hugo. Allora, abbiamo detto che abbiamo scoperto che... Arredamento campagnolo francese, ok, quindi possiamo, abbiamo già diciamo una certezza. Oddio, che è successo? Che è successo? Ok, vi siete ripresi? Uh, Max, il colore preferito allora, qui intanto sappiamo. l'arredamento contemporaneo e suburbano, ma seriamente e poi moderno, ma tutte cose diverse. La pittura. Vabbè, almeno sappiamo del colore rosso. E uh, proponi un tipo di arredamento diverso. Sì, per favore. Cioè, perché mi, è uscito queste, mi sono uscite queste come opzioni se in realtà a lui piace quello campagnolo? Non lo so. È un po' pazzo. È un po' pazzo questo gioco. Uh, you go. Uh, vorremmo sapere anche da te le tue preferenze. Discuti delle tendenze dei arredamenti, e poi richiediamo un'altra cosa. Lei sempre dei colori, allora, gusto, no, colore preferito. What? Ah, mi stai mettendo il gioco al posto, il nonnetto, allora quindi il nero, ma che è la casa? La cascina lì dei, degli alberghini. No, non va per niente bene. Perché il nero? Perché? Scu... Chiedi dei motivi preferiti, sì. Ma non lo so. Perché il nero? Non gradisce il blu. Allora, questo ricordiamocelo. Nel caso in cui me lo dovessi dimenticare, allora ragazzi ricordatemelo. Niente blu. E vi prego, toglietemi il nero. Eh? Cosa è uscito, ah, si è tesa. Perché ah, bisogno di videogiochi? Niente blu. Yep, gradisce il colore rosso, ok, ok, quindi io manderei già via i clienti a questo punto perché abbiamo già perso troppo tempo e speriamo bene. Speriamo bene. Allora, Max, it's time to play the game. Allora, manda via il cliente. Siete tesissima mia cara, non ti, non ti fa bene questa, questo. umore Sì. Allora, andiamo in cucina e cominciamo a fare la foto del prima. Ora ti lascio lavorare e ci vediamo dopo. Grazie mille. Eh. Qui intanto il nonnetto che si è invaghito di noi. Che fine ha fatto? Eccolo. <ride> ok. Allora, questa. cioè questa zona qui che farei più così. Sì, poi no, il tavolo, ok. E poi più così, ok. Tre foto, basta ne avanzano. Eh, non è semplice. Non è semplice. Direi che possiamo cominciare a, a costruire a questo punto. Madeleine, mi sa che ti sei messa. Una posizione meno adeguata. Allora, quindi io a questo punto non so se mettere quello campagnolo, slash francese, mi, mi baserei su questo. Arredamento moderno, no, no, di più contemporaneo, su, che poi è sempre moderno alla fine. Vabbè, io non lo so. Poi gradisce la pittura, non so a cosa mi serve, ma ce ne faremo una ragione. E sì, sicuro comunque il budget aumenta, ragazzi, perché guardate quanti mobili ho da togliere oddio, ti prego riprenditi il nero ma eh, se non sbaglio ora lo vediamo ma i mobili che sono usciti con arredi da sogno eh, dovrebbero essere eh, contemporaneo e suburbano, vero? vediamo intanto togliamo questi perché non hanno niente a che fare con le, eh, i requisiti richiesti, questo tavolo orrendo, eppure questo lo togliamo eh, questo no lo lascerei. Le luci al momento lasciamole. Cioè lascio da la mano in cucina, manco se mi paghi. Allora, dicevamo, l'arredamento contemporaneo sarebbe, vabbè, questo sì, quello di stagioni lo sapevamo. Eh, niente? Davvero? Moderno? Però, comunque, la casa, in effetti, la stavamo facendo moderna. Se andiamo a guardare anche la stanzetta. Vabbè, interessava sapere i, i banconi. Mannaggia. Allora, eh, questo è. Quindi, io utilizzerei questo. Basta, deciso. Perché se me lo dà, significa che. C'è nero? Sì, vai, facciamolo così bianco e nero? Ma no, questo è più bello, in effetti. Allora, facciamo così, cominciamo a mettere mobili a destra e a manca, e quindi faremo, questa è la mia idea al momento, un... ecco uno straccio qui, dato che volevate lo straccio, una grande penisola, ok, bene, bene, bene. Uh, qui ci metterei già un bel lavandino Sinceramente eh, No, non questo No, assolutamente non questo Del lavandino ce ne faremo una ragione Allora Un lavandino come si deve Abbiamo 37.000 addirittura E mettiamo questo qui, allora Ok, why not Ah, perché questo è quello Sì, 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 ora ricordo Allora Uh, gli spazi sono questi. Peccato per queste porte, però. Allora, lì ci va un grande tavolo. Ci mettiamo anche un mega schermo qui. E con gli stessi mobili creiamo una specie di, di mobiletto uh, da abbinare. Mettiamo sia la radio che lo schermo. Qui ci mettiamo magari una panchina e qui il tavolo. Mentre qui, allora, cominciamo. Ricordiamoci sì, niente blu, per fortuna che l'hai scritto, Cioccolino. Allora, direi che così può andare bene. Sì, li metteremo il frigo. E allora, mettiamo questo qui, a questo punto mettiamo qui anche l'altro angoletto. Ok. Allora, frigo. Il frigo deve essere uno bello... Potente eh? moderno e lo metterei sempre sul nero. Eh, sì, 14.000. Prendiamo questo. E accanto il cestino dei rifiuti. Metterei questo qui, che è bello pure. Ok, riprendiamo un po' il metallizzato. Anche se in effetti questo grigio con i mobili non ci sta. Quindi magari lo metto nero. Eh sì, così riprendiamo un po' il dorato poi, allora, questi sono i banconi, sempre nero, così e li metterei sul tondo in realtà. Solo che dobbiamo dire, no, così non mi piace. Sinceramente, eh, però, è l'unico che crea un po' di movimento. Quindi farei questo qui e questo qui, per il centro, mettiamo questo ok e dall'altro lato metterei allora dobbiamo recuperare questo spazio qui quindi eh, no allora se faccio così mi esce diverso quindi rimettiamo questo un bello ovale insomma e gira oddio ma mi fa sta cosa che brutta eh, allora no? No, perché se faccio con il nuovo object comunque non me lo... lo. Devo far così? Li rimpiccioliamo un pochettino? Eh, sì, perché altrimenti. Esce da fuori, non mi piace. Allora. Qui intanto. Allineiamo il tutto. Ok. E dall'altro lato. Come siamo perfezionisti, se non mi danno una promozione oggi veramente io mi rifiuto, cambio carriera. Allora, ci serve prima di tutto un bel fornetto. Mettiamo quelli separati, questi qua sempre sul dorato e due fornetti. Mettiamo un po' di colore in questa cucina e un altro fornetto lo aggiungerei sempre dello stesso colore qui. Ok, e i, i pensili? Allora i pensili ce li abbiamo, vero? Abbinati? si sì, e voglia. È eh, così. Allora, no, qui lascerei, metterei uno corto per la K. Poi, qui ue, ue. Mm, Abbiamo inserito il Move Object, non mi ricordo. Vediamo bb. Objects non l'avevamo inserito. Ecco, perché. Poi, poi, poi questo qui, no, uno più piccolo. Mannaggia. e eh, vabbè, ci contentiamo di questo. Poi il la cappa. Sempre moderna, sempre sul nero. Anzi questo è grigio e nero mettiamola così, così non è troppo classicheggiante qui non possiamo mettere finestre, no, c'è un'altra stanza ok, io però vorrei aggiungere sinceramente un'altra finestra, so che rischio di andare fuori budget però è un po' buia questa stanza quindi ci mettiamo delle tende sul giallo per riprendere i colori degli elettrodomestici mm? allora però non di quelle, esatto, non di quelle lunghe, ma queste qui. Poi continuiamo con gli, el gli elettrodomestici. Abbiamo una caffettiera, prendiamo quelle di tutto rispetto, questa. Poi cos'altro ci può servire? Un microonde? Sì, dai. Lo mettiamo qui magari? Ma sì, dai, mettiamolo qui oppure sì dai, lasciamolo lasciamolo qui perché qui mi occupa la visuale, ok poi direi, due sgabelli no, perché qui nella cucina stessa abbiamo gli spazi per mettere un tavolo gigantesco, quindi direi eh, bevande bevande a go go allora, mettiamo questo anche una gelatiera non sarebbe male in realtà la mettiamo qui e tantissime decorazioni come piace a me allora questo che sul moderno so che a voi piace poi come decorazioni eh, questo non lo so non lo so il ah sì il lavandino l'abbiamo messo una lavastoviglie è vero perché qui sono tantissimi ci sta e mettiamola qui dai si sì. Poi, allora, tornando alle decorazioni, il cesto per la frutta immancabilmente. Poi, in realtà, dovremmo andare più in questa categoria. Che mettiamo i mestoli e le cose varie. Le conserve, cavolo, è vero. Anche a quello dobbiamo pensare. Allora, mettiamo in questa zona qui no non ci entrano mettiamo qui perché poi con i banconi dobbiamo lasciare per trovarci lo spazio per uh, uh, preparare i pasti ok poi mettiamo anche allora no allora il cane non ce l'hanno ovviamente mettiamo il sapore si sì, qui vicino per lavare i piatti proprio <ride> allora Così mi piace e secondo me basta dai. Mettiamo questo qui. Ok, allora dobbiamo pensare anche alle pareti. Eh? Ancora ce ne dimentichiamo. Riprendiamo questa struttura qui e creiamo una specie di mobile tipo quelli che si stanno nei, nei soggiorni. Non è vero perché noi abbiamo... Ovviamente, se mettiamo il filtro di arredi da sogno, già li troviamo allora, una cosa del genere. sì così chiamiamo un po' di varietà. Se può, fa. Ma sì dai, no, non lo che facciamo. Più altro di così, poi viene brutto. Allora, cominciarei a mettere in realtà ok, un altro così più uh, questi qui quadrati giusto per creare un po' di movimento ok, allora, cominciamo con la tv grande tanto possiamo non badare ai soldi questo qui allora sì, I know, I know un bel tv a schermo uno schermo piatto si può mettere anche un bar magari non so se già lo hanno in casa ora vediamo subito allora, questo qui, vediamo se c'è il bar, non credo in realtà, e infatti, quindi mettiamo un baretto. sì, ci sto, ci sto, proprio in questo spazietto dove ci sono già le caffettiere, o qui, anche qui in realtà, ora vediamo subitissimo. Allora, ehm, lo stereo c'entra qui, mettiamo questo classicheggiante, eh, non c'entra. Bene, vabbè, usiamo il move object. Ce ne faremo una ragione. Ok. Altri fiori. Immancabilmente fiori. Fiori ovunque. Allora, a quella piaceva il rosso, no? Quindi mettiamo questo qui e le conserve. E anche questo, in realtà, un po' di rosso ci sta sempre bene. Le conserve. Mettiamo conserve diverse poi abbiamo queste altre carinissime più alte, adoro queste cose è un bel cofanetto riprendiamo un po' anche il giallo ci sta dai allora i tovaglioni pure lasciamo qui in mezzo cosa? ecco le altre conserve eccole, uno qui uno verde Ok, dai, va benissimo. Ora il tavolo, sempre in questo stile. E poi mettiamo il bancone da bar. Questo tappeto, te prego. Wow, abbiamo ancora tantissimi soldi. Anche questo qui non sarebbe male, per la verità. Però no, è diverso il legno. Mm. Si potrebbe mettere pure nero, eh. Però non lo so. Intanto, vediamo cos'altro abbiamo. Eh, ah, questo è molto bello. In vetro. Oppure questo qui che crea movimento è molto bello pure. Mi piace. Questo è in vetro, dai. Quindi, eh sì, dobbiamo decidere. Poi la carta da parati. Allora. Intanto come sedie? Queste? No, no, no. Oddio, in realtà non sto, non, non ricordo con i mobili. Vediamole così? No, così no. Vado per queste. Sì, dai. Senza esagerare. Poi, eh, qui avevamo detto che avremmo messo, non ricordo. Però per eh, il bar qui non c'entra, sarebbe poco lo spazio e possiamo mettere due poltroncine. Allora, vediamo uno stile che riprenda quello delle sedie, se no rimettiamo proprio le sedie lì. Eh, non male. Facciamo così, facciamo così. Uno qui. E uno qui? Eh, no, no, qui no, mettiamoci giusto, magari ci passano? No, lasciamo solo quella poltroncina lì e qualche piantina. Allora, una pianta non troppo grande, vediamo. E intanto anche questo qui ci sarebbe benissimo, sì. Eh no, questo no, troppo rustico. Allora, questo non mi dispiacerebbe. Metterei questo qui, lo ingrandiamo un pochettino magari. E qui un bonsai. Ok, un bel tappeto. Quadri, mettiamo i quadri. Allora. No, questo non si poteva... Questo nero. Ah, insomma non mi convince oddio qualcosa che richiami un po rosso ci starebbe in effetti lasciamo questo allora intanto andiamo qui mettiamo delle decorazioni da parete uno straccio anche qui ci sta che c'è il lavandino Qui facciamo finta che si segnano la lista della spesa. Poi, allora, scope paletta. Why not? Prendiamo rossa qui vicino al secchio della spazzatura. Allora, mh, spezzi da essiccare. Magari non questo, mettiamo quello più piccolo. Il tagliere, il tagliere. Questo ci serve come il pane. Poi, Queste sono le spezie che io volevo. Magari le mettiamo sì più qua. Poi, volevo le altre spezie. Quelle già in polvere. Dove siete? Tanto so dove trovarvi. Lo so. Allora, magari questo lo mettiamo nero però legno, meglio ancora, dato che il nonno qui è un esperto di queste cose. Poi ecco le mie spezzette quelle qui. E ora ci serve, in realtà, i mestoli: perfetto, questo qui, ok. E questo è fatto. Poi, allora avevamo detto eh, il baretto a questo punto, dato che qui abbiamo questo spazio inutilizzato, utilizzerei questo spazio per inserire. Sta venendo proprio bene, grazie. Questa volta ce la devono dare la promozione. Eh? Faccio volare il computer, ve lo dico. <ride> allora, dai, ci sta. L'angolo con il tavolo mi piace molto. Sì, dai, sta venendo proprio attrezzato come si deve. Poi considera, dobbiamo aggiungere i quadri ancora. Le lampadine serie. Allora, intanto, però, noi qui avremmo i vini. Ah, ma quelli mi sa che bisogna sbloccarli. Mi sa. Vediamo. Eh, Anche se questo non sarebbe un male. Utilizzarli Inta prendiamo questo. Ok. Magari lo prendo proprio nero. Va. Ok. E quindi cambiamo colore anche a questo. Pensiamo un attimo ai quadri perché tanto qui si è finito. Allora, i quadri. Io vorrei. Vabbè, ah qui mettere uno. Proprio quelli che sono usciti con la da sogno per richiamare i colori. C'è questo tipo e un altro accanto. Stupendo, stupendo, poi continuiamo. Questo è quello di prima, questo è l'altro, ok questo, sì, mi piace mi piace poi eh, foto più antiche qui, tipo della nonnetta potremmo fare una cosa del genere per ricordare ah no, aspettate, aspettate la lavagnetta allora, dove si evita da genitori? questa, questa nera e marroncina ok, così qui se si devono ricordare qualcosa di vicenda ce l'hanno lo spazio poi quadri torniamo ai quadri allora ora la parte più difficile della quale avrò bisogno dei vostri suggerimenti sarà sicuramente la carta da parati Ah, dobbiamo scegliere anche un altro tappetino è vero il pavimento allora lui in realtà vabbè no mettiamo uno che ritrae una donna vediamo eh no, questo è troppo moderno. Sempre uguale, questo sì. Qui mi sa che in realtà c'era uno con... Eh. Però no, qui c'è Bratislaus. <ride> Eviterei. No, ok. Ah. Ritratto antico soggetto. Questa. La cinesina. C'è lei la nostra nonna. La, la incingantiamo? Il vero amore del nostro Villa Allora, prendiamo già il tappetino da mettere sotto il lavandino, manco fosse casa mia, ok. Allora, a questo punto direi: dato che i mobili sono scuri, di scegliere qualcosa che faccia risaltare i mobili. Quindi dichiaro. Metterei in questi due lati qui eh, solo diciamo dei, delle piastrelle dagli altri lati carta da parati o comunque vernice quindi un paraschizzi prima allora come eh, no, qualcosa di chiaro assolutamente mm. anche se questo non mi convince molto. Eh, magari così. Così. Però solo da questi due lati. Il problema sarà gli altri lati. Perché qui ci imparra schizzi. Cuciniamo, ci vuole. Allora. Andiamo un po' alle vernici. Il resto della casa com'è? Madonna, è bruttissimo. No, voglio qualcosa di chiaro. Così? Mmm... No, non mi piace. Così? Non male così, oppure così? Qual è la differenza fra questi? Non si sa, va bene. Eh, forse così. Così non è male, secondo me. Se c'era più bianco forse era meglio? Un questo italiano correttissimo. Allora... No, ah, anche questo è carino in effetti. Dove sta questo? Però no, non ci sta perché è più contemporaneo. Ci bisogna di qualcosa di più moderno. Allora, questo. No, troppo moderno. Questo neanche troppo da campagna. Allora, andiamo con questo, dai. Perché se no tutto scuro, poi pesante. Ok. Idem qui. Questo sbrillucci che ci piace, ci piace. E anche il pavimento qui deve essere una cosa chiara, eh. Perché si deve contrastare comunque con i tappeti. questa ci sta bene, perfetto. Allora, piastrelle, Parampara. allora togliamo un attimo la griglia. Uh, no, questa no, proprio no, no, anche questa è una qualcosa di più lucido quindi andiamo in pietra. Andiamo, mettiamo proprio un bel marmo chiaro. Bello così, mi piace. Ora, tantissime luci perché questa stanza è buia al massimo. Questa già troppo classicheggiante non ci piace. Allora, le lampade. Abbiamo ancora eh, più di 10.000 simoleon da spendere. Allora, qui faretti, tanti faretti direi. Mettiamo sempre il giallo per riprendere però aggiungiamo queste sopra perché fanno veramente pochissima luce ok oh, questa sì che è una stanza illuminata uh, cambierei anche questa porta in realtà però vabbè non possiamo cambiare tutto poi qui un lampadario come si deve eh no questo è triste c'è solo giallo? di questi no Vediamo cos'altro abbiamo? Di moderno, ma non troppo, questo ci... oddio, no, eh, è troppo! Dai, obiettivamente, questo è troppo. Ma se lo rimpicciolisco, eh, rimpiccioliamolo, <ride> no, vabbè, perché l'ho fatto una cosa così enorme? <ride> allora, io qui vorrei mettere un altro quadro, in realtà. Mm, però cambiamo. Facciamo che questa è sempre lei più grande e poi mettiamo lui da giovane qui. Cambiamo sempre colore. Eccolo. Eccolo il nostro villariale da giovane così mi piace. Va bene, dai, allora, abbiamo messo tutto. Mm, soldi ancora in realtà ne abbiamo però. Sì, perché qui c'è la porta sgabelli, non ne posso mettere qui qualche altro fiore. Allora, no, voi siete troppo grandi. Troppo, troppo. Allora, eh, anche questo però dai. So che più. No, mettiamo quello più moderno. Allora. Delle piantine da posizionare. Questa. Eh? Troppo? Sì, troppo. E questa è quella che dicevo io. Ecco, ti darne. Lo mettiamo qui e poi fiori 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 allora ma ecco questo mi piace questo e poi eh, no torniamo un attimo agli elettrodomestici cos'è che non abbiamo messo ah, la tegliera mm giusto per sicurezza mettiamola beh direi che abbiamo finito dai una signora cucina questa quindi eh, so che ci avanzano tanti soldi stiamo facendo risparmiare spero che non lo apprezzi e basta Ti, vi prego datemi questa promozione vi prego vi prego datemi questa promozione allora facciamo la foto del prima e del dopo Cosa ci manca? Scatta la foto del dopo. Infatti. La foto del dopo. Eh, apprezza, signore. Apprezza. Allora, facciamo prima questo angolo qui. Ok, perché noi tre abbiamo fatto prima. Quindi ci dobbiamo accontentare. Forse era meglio farne quattro. Vabbè. Così. Però dai, è bella. Ci piace la signora cucina. Ottimo lavoro. <ride> Grazie. Allora. È bello questo lampadario, un po' più rimpicciolito, dai. Poi a quella ha detto che piaceva il rosso, quindi... Così facendo, rivela lo spazio al cliente. Cioè, se anche questa volta ci va male, io mi rifiuto, eh. Mi rifiuto. Allora, uno e uno eh, due e due tre e tre perfetto vi prego vi prego non fatemi del male oggi non fatemi del male eh, dove sei Matti ah ok ti stai andando a chiamare madeleine si sì, rivela rivela Siete pronti, signori? Siete pronti? Rivela la strutturazione. Signori, ve prego, ve prego. Ecco, sì, esatto, così vi volevo, così. Io adoro quando fanno così veramente, guardali. Oddio, abbiamo aggiunto fuori la carta da parati. Che errore, vabbè non fa niente. Uh, ragazzi, mi raccomando che qui abbiamo fatto un lavoro egregio. Perché quello sta uscendo intanto? Ah, è uscita anche questa schermata stupenda. Cioè, proprio dalle stelle... anzi, dalle stelle alle stelle. <ride> si vede la differenza, la mia mano. <ride> non può non piacervi. Oh, allora sfoggiamo gli oggetti. Il mobile nero come prima cosa. Non posso sfoggiarvi il mobile nero? Allora. Eh sì, allora, dai un'occhiata. Guarda, tutto nero come volevi tu. Lo stile urbano. E dai un'occhiata, vai. Uh, come vi sembrano? Oh, che tenero, Max. Tu dico così. Se... Ma tu sei un vampiro, Cavalieri della siepe. Quindi sei. Mm, vabbè, poi ne parliamo dei cavalieri della siepe. Allora, come vi sembra questa cucina? Uh, complimentati per l'abito, ma uh, spero tu non recepisca la nostra ironia. Cioè, intendi il contrario di ciò che diciamo rallegra e anche lì rallegriamola perché poi c'è riuscito a ma ama dipingere ma che ci interessa non si sa poi l'angolo dedicato ai ricordi ai nostri no, nonno da giovane anche se questo sembra più quello dei Peaky Blinders il fratello più scalabanato allora allora Nessuno che ci dà il verdetto ancora? Ah, ti piacciono queste decorazioni? You go. Questa è flirtante addirittura. Uh, io sono pronta ad ascoltare il vostro parere. Su quattro è difficile, uh, come dire, rallegrare tutti, eh. Ti prego Ah, vedi, lui è felice per il colore nero, quindi è meno un requisito, l'abbiamo soddisfatto. Uh, ti piace questo? Ti piace, bene? La sedia? Ok, penso di aver visto abbastanza. Ora parliamo di come la penso, Yugo. Uh, chiedi il verdetto finale. Ho paura, ho paura. No, ragazzi, ho paura. Oh! È il verdetto! Ma oggi che ti sta prendendo, mi sa che devo far riparare il gioco. La musica è bella. Oh, un altro glitch. Un altro glitch. Va bene. Ok, c'è qualcun altro che ha il verdetto pronto? Questa ci è andata bene sicuro eh. Ok, ora tocca a lei. Però mi sembra felice, Lilla? Luna? Ah, ecco, Luna. Verdetto finale. E chi altro è pronto? Il bambino. Max. Allora? Amore. Yeee! Yeah! Allora, questo è sicuro che è positivo, eh? Oh, addirittura si inchina ma dai allora se anche il terzo ci va bene se la il quarto ci va male non ci interessa chiedi di aver finale qui intanto decifrare le reazioni è chiaro che i clienti adorano il nuovo spazio ve lo dico pure io anche lui no vabbè vi applaudo da sola nonno allora, io ti ho fatto risparmiare non so quanti soldi che puoi investire per l'istruzione dei tuoi nipoti. Eh, possibilmente, non in tonnacce, non no? Perché io ho cioè, capito atteggiato del. Ah! Sì, veramente con la S maiuscola! Con la S maiuscola! No! Clap, clap, clap! Ci hanno fatto tutti l'applauso, cioccolino! Ma, ma lui no! Sembra che tu abbia svolto un po' lavoro, solo che non è di mio gusto. Tecnicamente soddisfa tutti i requisiti, ma non fa per me proprio che devi rompere. Mm. Zibidei. Allora, ha completato l'ingaggio, ha guadagnato il doppio bene e deputazione professionale decisamente migliorata. Ma l'abbiamo avuta la promozione, vi soppico, ditemi di sì. No, la promozione la dobbiamo avere per forza. Abbiamo bisogno di dinero, vogliamo progredire. Non ricordo a che livello siamo. Infatti, comunque, eravamo con il lavoro. Però, vi prego, datemi la promozione. Cioè, questa carriera è difficile da, da progredire. Eh? Proprio far carriera, vi prego. Uh, io penso, non mi ricordo, ma usciva al momento stesso eh, l'interfaccia con. Um, il fatto che abbiamo ricevuto la promozione, però adesso ci mancava pochissimo, non può essere che non ce l'abbiano data. Mazza! Vi prego, ditemi che mi avete promosso, comunque. Mi sta venendo una cosa in mente: dopo il matrimonio, vorrei fare ai eh, capelli di, di Madeleine le treccine: non i dread, le treccine, secondo me starebbe bene, giusto un po' giusto per un periodo. Eh, magari lo possiamo fare in estate. Mi piacerebbe. Così per fare un cambio di look dopo il matrimonio. Da coniugata la vita cambia. Allora. Sono ansiosa. Sono ansiosa per, questo, per questa promozione. Perché ci tenevo ad averla. Non potete non darmela. Ve prego. Ve prego. Vanno in una di Sunani e si fa le tre c... È vero! È vero! Io in realtà avevo pensato di fare la luna di miele a Selva Durada perché volevo che lei imparasse in quell'occasione a ballare... Come si chiama la rumba? Come si chiama quel ballo? salsa? Um... Però in effetti anche sull'ani non sarebbe male. E dobbiamo creare un, però un, un posto speciale. Allora. 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 Io voglio capire la promozione. Ah, ce l'hanno data! O oh no? Ce l'hanno data? Who knows? Allora, 4. Questa promozione è accompagnata da un aumento in, eh, in termini di simoleon e da un po' di rispetto in pieno al mondo. I clienti ascolteranno le idee di Madeleine senza sghignazzare una volta tanto. Ok, eh, solo che voglio capire, l'abbiamo avuta è andata bene, i clienti apprezzano davvero la nuova disposizione attenzione al dettaglio, è sembrata ripagare promossa, io l'ho detto che ci dovevano promuovere Oh. 600 simoleon in più eh, discutere delle ultime tendenze perfetto, vacanza non necessaria promossa consulente decorativa, ok quindi siamo ancora a 4 mazza Oh! vabbè domani mh, noi abbiamo un capodanno da festeggiare, anzi direi che eh, ma noi ecco appendiamo già le decorazioni per domani perfette così e ok e direi, non so sono le 4 sono le 4 però lei ha tanto da, da organizzare io le farei godere intanto mandiamo un messaggio al nostro Brayden per dirgli Brayden ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta, sono stata promossa Brayden faccio così che faccio prima invia un sms a lui e poi anche ai nostri amici allora a Brent invia l'sms e vabbè eh, gli altri saranno nei paraggi secondo me allora eh, Priglia ci serve Catarina per forza anche se è la nostra vicina di casa allora prima di chiudere io farei una cosa non ti sto invitando vero? no non, non invitare mannaggia vabbè Uh, in realtà ti volevo solo inviare un sms Ma facciamo un attimo una cosa Ah, è vero Vabbè allora, questo ci penso quando siamo fuori dalla live Fatti un attimo una cantata sotto la doccia cara E ti porti uh, Shaila a passeggio Perché andiamo a trovare E concludiamo così uh, Caterina a casa sua per conoscere il suo marito ragazzi che merita alla grande E poi io quando torno a casa mi occupo di chiamare il factotum come canta felice la nostra lei. Maddalena ha avuto un'illuminazione. Essendo un genio ha voluto aumentare... Ha visto aumentare una delle proprie abilità più sviluppate. Bene, bene. Ogni tanto una gioia. Deo grazias. Allora, um, dove sei, amore? No, così ti sporchi, Shaila. Come ti sei ridotta. Ora mi puzzierai di brutto. Shaila, che non ci abbiamo tempo oggi. Il famoso marito misterioso, esatto. Lo dobbiamo conoscere oggi. Uh, Shaila Shaila mia cara io tento di spazzolarti un attimino allora uh, ieri era l'ultimo giorno anzi stamattina che ci siamo visti con Brayden quindi noi non lo vedremo fino al giorno del matrimonio cioè parliamone e sentiranno in questi giorni di assenza comunque loro saranno ancora più convinti di aver fatto la scelta giusta perché se, l'uno sentirà la mancanza dell'altra e viceversa allora, metti il saldo e facciamo una passeggiatina. Allora, la casa di Catarina dovrebbe essere in questa zona? Qui, perfetto. Cioè, voi guardate i recinti come si illuminano per le luci del tramonto. Adoro allora, è coraggio a fare i suoi biscotti. I biscotti, i suoi bisogni nel frattempo. Qui intanto ingaggio selvaggio, per aver completato un ingaggio residenziale. Accetto l'ingaggio, completo l'ingaggio. Accetto un altro ingaggio, sono le regole dell'ingaggio. Avevamo capito. Allora, andiamo a casa della nostra amica che le dobbiamo raccontare della promozione. Passiamo il tempo con lei, visto che con il nostro maritino futuro maritino non ci potremo vedere. Oh, nel frattempo ci siamo goduti anche una bella passeggiata. Bella passeggiata, una passeggiata veloce particolarmente appagante per te e per il tuo cane. Ok, entriamo e andiamo a far visita. Ah, vai a visitare, ecco, questo volevo dire. Con la mia piccolina, ah, con lei. E speriamo di trovare. Ce la il e eh, vabbè. Eh, e con Shine andiamo. L'ultimo caricamento della giornata. Però eh, concludiamo in bellezza, dai volevo svelare l'arcano almeno in questa partita perché dopo una vita da gattara solitaria la nostra Caterina vi do la dimostrazione che è felice certo eh, deve esserci marito in casa io spero che ci sia ma arrivati a quest'ora del pomeriggio penso che se dovrebbe lavora dovrebbe essere arrivato ma a parte questo io volevo non so se la casa l'ho modificata non credo ma io ci tenevo tanto a lavorare, a fare un lavoro nella casa di Caterina. Sì, ci è capitato a casa di Brent e Brent che non c'era bisogno perché era rinnovata. Ma quella di Caterina mi sa che non è rinnovata. Io ci tenevo a sistemarla perché lei è disordinatissima, proprio come le gattare. Veramente, ricordo, quantomeno nella casa che troviamo di The Fall nel gioco: c'è il bucato a terra, proprio sporco. Ha bisogno proprio di una regolata. Col fatto che ora è sposata, deve. No, Portare onore anche a questa casa, tenerla come si deve. Allora, ecco il marito: cioè, guardate il marito, non è come il nostro brede però, sti cavoli, sti cavoli, merita. Come ti chiami, Alex Samuel? Presentazione allegra, noi facciamo finta di conoscerlo. già. Guardate quanti gatti! Quattro gatti nella nostra, per questo io lo chiamo Gattara Bartolomeo Beetle Bun. Hanno fame questi presentazione allegra. ok. Temmo di aver fatto quella fruttante. Romantico, buono e amante della musica. Cioè, voi capite, voi capite che uomo si è trovato. Che lei è bella! È un po' rotondetta. Ma cioè, io dico sempre: sì, ma non devono essere perfetti. Non voglio tutti dei modelli. Sfoggiamo il nostro animaletto. E vediamo in casa intanto. Ah, però questa casa Vorrete vedere che. Ah no, mi sa che non è, non mi ricordo. No, non credo di averla scaricata. Infatti è tutta roba di gioco base più uh, negati. ecco, quando vi dicevo c'è il bucato a terra sempre. È disordinata lei. E sicuramente il marito è come lei, però è una casa molto carina. Bisogna solo di qualche decorazione in più, secondo me. E quindi, visto che è maritino, eh. eh non ci stai degnando di, di niente, vero? Il cane si è ripulito? Ma ciao Bartolo mio! No, Shaila mi è entrata in calore! E forse è il momento giusto che riusciamo a farti accoppiare col cagnolino che vogliamo noi! Sei flirtante tu, eh? Eh uh, sì, 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 ma non te ne approfittare, dovessi flirtare con me! Allora, Shaila? Ah no, oddio! è viziato, affettuoso e morbido, Ma è affettuoso e morbido mi tratti così? Vabbè, vabbè, allora, sediamoci qui all together, insieme, che ti devo raccontare, Caterina, finalmente, Caterina, la promozione, questi clienti, che mi avevano già dato il lavoro la prima volta, mi hanno, no, 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 eh, Shaila, non ora, eh, mi hanno dato, e io lo sapevo, un'altra opportunità sono veramente stra, stra felice che vi sia andata a bere non puoi capire quanto io sia felice eh, lei gli le ho rinnovato il look ma il fisico era sempre quello eh? cioè è rimasta l'ho lasciata così Le ho cambiato i capelli perché quelli lì con le orecchie erano orrende però uh -huh, le amiche qui che spettegolano non gradisce i videogiochi ah è disoccupata, eh beh tanto c'è tuo marito che lavora, vero? Ah, qui i gatti stanno morendo di fame. Spettacola sui vicini, ma che pettego. Vedi che sei una gattara, tu sei proprio quella che si mette qui alle finestre a guardare i fatti di tutti. Però io sono curiosa adesso. Uh, Alex, che lavoro fai? Dimmi che non sei un criminale, te prego. Qui qualcuno dovrà portare avanti la famiglia, eh. Ah, i gatti non ammessi. Vabbè, facciamo che scegliere è l'eccezione. <ride> Tra l'altro, questo è pure... Madonna, il calore. Ah, ah terapista di massaggio, te grazie. Meno male, meno male. Eh, presentiamoci anche con questa gattina. Ah, la gattina Josie. Ciao Josie, ben, ben ritrovata. Sì, tu che devi fare la manualità. No, io vorrei che lo facesse Braden che veniva a posta, posta a casa, ma non può farlo adesso. Eh, comodamente al fuoco. Ma allora, ragazzi, eh, lasciamoci in questo modo. Aggiungici... Aggiungiti anche tu al gruppo, eh, ordiniamoci una pizza e stiamo insieme. Passiamo tutto il tempo insieme. Dai, mi piace. Comunque, questa casa è veramente bella, bella, bella. Un po' da nonnetta, ma per loro ci sta benissimo quindi, quindi salviamo per sicurezza che non si sa mai eh? con la fortuna che mi ritrovo capace che perdiamo tutto perdiamo la promozione e dobbiamo rifare tutto da capo non ci penso proprio e eh, non so se mi non la voglio sterilizzare a Shida perché io volevo che Shayla facesse dei cuccioletti con il cagnolino della mamma di di braden che non mi ricordo come si chiama in questo momento ma eh, io dico, lasciamo loro così in questa situazione, eh, che parlottano tra di loro, eh, facciamo finta che... No, io magari continuando il gioco lo faccio davvero, io faccio ordinare una pizza con cui mangeremo qualcosa e li lasciamo così e ehm, continueranno a chiacchierare, anche a spettacolare del futuro matrimonio che sarà in atto. E per il resto, ragazzi, ci vediamo. Allora, se voi siete disponibili anche tu, Cioccolini, soprattutto, fammi sapere. Domani mattina ci sareste? Qui, tanto c'è il diluvio universale. Io mh, non penso che potrò uscire, proprio mi dà temporale. Quindi, io domani mattina vorrei essere in live. Vorrei quantomeno, se ci riesco,. Uh, fare il capodanno perché la settimana prossima sto matrimonio sa da, eh, da fa sto matrimonio, e quindi riprendiamo pure la settimana prossima con il matrimonio da organizzare. Poi riprendiamo normalmente con le pite insieme, eccetera, eccetera. Io direi da farlo uh, verso le 11:11 e mezza massimo, ovviamente vi avviso con largo anticipo. Su Instagram, Facebook e Twitter, ovunque voi in, in, uh, abbiate la possibilità di seguirmi, però sarà 11:11 11 e mezza, così ci, lascia, ci lasciamo quella mezz'oretta almeno prima di pranzo uh, liberi, e non troppo presto. Io, tanto sono una mattiniera, mi alzo, sarò in piedi almeno già dalle 7, però le live le facciamo ad orari decenti. <ride> Perfetto. Allora, a domani. Eh, grazie Ciocorin, grazie ancora a Christopher per essersi eh, iscritto e ci aggiorniamo domani per questo Dio Nubilato slash fine dell'anno. Un baciore, a domani e grazie ancora. Ciao, grazie a voi per la compagnia. Ciao.